Con il termine rifrazione di un'onda si intende il suo cambiamento di velocità nel momento in cui attraversa la superficie che la separa, che separa il primo mezzo dal secondo. Infatti sappiamo che la velocità di un'onda, in questo caso un'onda armonica per semplicità, dipende dalle caratteristiche del mezzo in cui l'onda si propaga, quindi cambiando il mezzo cambia anche la velocità di propagazione. Il fenomeno della rifrazione si verifica per tutte le onde, anche quelle meccaniche, sonore, e non soltanto per le onde luminose. Anche se quando uno parla di rifrazione pensa sempre al raggio di luce che si piega e subisce deviazione, quando per esempio il raggio di luce passa dall'aria all'acqua. In realtà la rifrazione è un fenomeno che può subire anche un'onda, non necessariamente armonica, qui la prendiamo armonica per semplicità, potrebbe essere per esempio un'onda trasversale che corre lungo una corda, che poi diventa più spessa. E perciò nel primo tratto di corda più sottile, l'onda trasversale si propaga a una velocità maggiore, V1, nel secondo tratto che è più spesso, la velocità dell'onda trasversale è minore. Inoltre qui vediamo il caso della rifrazione unidimensionale, dove non c'è nessuna deviazione della direzione di propagazione dell'onda, perché la direzione rimane la stessa. Quindi rifrazione non vuol dire per forza che cambia la direzione di propagazione dell'onda. Rifrazione vuol dire che cambia la velocità di propagazione dell'onda, questa velocità può diminuire, come può anche aumentare se l'onda proviene da destra, dal pezzo di corda più spesso, e poi va nel tratto di corda sottile, la velocità di propagazione dell'onda aumenta. In questo disegno ho immaginato anche che l'onda, oltre a diminuire di velocità, diminuisca anche di ampiezza per via delle perdite di energia dovute alla parte dell'onda che si riflette indietro. Infatti, quando l'onda arriva sulla superficie di separazione, in questo caso nel punto di separazione tra i due tratti di corda, una parte dell'onda viene riflessa indietro e si porta indietro un po' di energia. L'energia che passa, cioè l'energia dell'onda rifratta, cioè quella che passa nel secondo pezzo di corda, è quindi un po' minore dell'energia incidente. E questo si traduce in un'ampiezza più piccola. Comunque, a parte questo discorso legato all'ampiezza e all'energia dell'onda trasmessa, la cosa più importante di tutte da far notare è che a causa del rallentamento dell'onda, si stringe la lunghezza d'onda, ma non cambia la frequenza, come infatti indicato qua, F2 uguale F1. Facciamo un esempio concreto, immaginiamo per esempio l'aria e l'acqua, e un'onda sonora di tipo longitudinale. Quindi cambiamo un momento il contesto, non è più una corda divisa in due tratti, più sottile e più spesso, ma è prima l'acqua, dove l'onda sonora viaggia più velocemente, e poi il secondo mezzo è l'aria, dove l'onda sonora viaggia più lentamente. Questa è un'onda armonica, per esempio, di frequenza 1000 Hz, un'onda armonica longitudinale in cui questi massimi rappresentano le zone di sovrappressione dell'aria, quindi le zone dove l'aria è più fitta, e questi minimi sono le zone di sottopressione, quindi non è un'onda trasversale nel caso del suono in aria, è un'onda longitudinale, come sappiamo, e queste sono le zone di sovrappressione e le zone di sottopressione. Comunque, la cosa importante da dire è che se l'onda ha la frequenza di 1000 Hz, in acqua, quindi c'è un altoparlante sott'acqua che emette una nota 1000 Hz, quando questo suono esce fuori dall'acqua e va nell'aria, sempre la nota rimane 1000 Hz, cioè non cambia l'altezza della nota, è sempre la stessa nota musicale. Il motivo per cui accade questo è che ogni millisecondo arriva un fronte d'onda sulla superficie che separa l'acqua dall'aria. Quindi la superficie che separa l'acqua dall'aria viene colpita da queste zone di sovrappressione, da queste zone fronti d'onda d'aria compressa, viene colpita 1000 volte al secondo, cioè ogni millisecondo viene colpita e di conseguenza ogni millisecondo parte un fronte d'onda in aria. Quindi riassumendo, arriva un fronte d'onda ogni millisecondo, colpisce la superficie e quindi riparte un fronte d'onda sempre ogni millisecondo. È per questo che la frequenza non cambia. Cambia invece la lunghezza d'onda, perché si capisce che se l'onda qua va più veloce, in un millisecondo di tempo percorre un tratto più lungo nell'acqua. Nell'aria l'onda sonora va più lenta, quindi
nello stesso millisecondo di tempo il fronte d'onda compie un percorso più breve. E c'è diretta proporzionalità tra la lunghezza d'onda e la velocità. Nel senso che, per esempio, se questa velocità è diciamo un quarto rispetto alla velocità iniziale, quindi V2 è un quarto di V1, anche la lunghezza d'onda 2 sarà un quarto della lunghezza d'onda 1, per esempio. Questo si può anche dimostrare a partire dall'uguaglianza delle frequenze, ricordando la formula della velocità. Quindi la formula inversa della velocità è che la frequenza è la velocità diviso la lunghezza d'onda. Sostituendo questa formula al posto delle due frequenze, viene fuori appunto che le due lunghezze d'onda, prima e dopo l'attraversamento della superficie di separazione, è uguale al rapporto delle velocità, prima e dopo. Dunque, riassumendo, nella rifrazione, cioè nel cambiamento di velocità di un'onda, quando passa da un mezzo a un altro, la frequenza non cambia mai, la lunghezza d'onda diminuisce o aumenta in base a quello che fa la velocità. Se la velocità diminuisce nel passaggio dal primo mezzo al secondo mezzo, la lunghezza d'onda pure diminuisce dello stesso rapporto, e se invece la velocità aumenta, la lunghezza d'onda pure aumenta nello stesso rapporto della velocità.